Ma tu come andare?
Vostra sorella,
prove adatta. No! Che brava, brava, brava! Siamo in Italia, sì, brava! Siamo in Italia! Ma come, non ci vuole un momento, vabbè. Ma vedi, tu gli stai facendo un prezzo di chilara, guarda, vai! Ma adesso ci stanno, perché? Ma che stai facendo? Fallo, 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 fallo
Yeah.
parla di cosa sei. È pronta a mangiare? Penso se è fatto. Non sarà proprio quello di questa. Anche la stima del signore. Figlio. No!
Santa Rita. Ma nonna, sei una lupa, torniamo a tutto quanto. La gente ci vuole vedere tutti uniti, come andiamo, tutti sulle razze a vedere i fuochi. E certo, il gruppo vede la casa di questa. Non lo vuole qui, ma me ne provo sempre. Io non c'ho più il tipo alla scuola, non c'ho. Allora, venga, stai qui, vanno alla terapia. Già sto sentito, ma senza sentito. Ma no, che fate? Rimanete. E vabbè, e mi avete convinto. Ma che cosa?
Ma stesso cosa mangiare?
cavo un mezzo cosa, e qualche cosa. Oh, Marco! Novità? Ma tutto quanto costato. No, no, ma
casa. Ah. Diretta. Volevo dire una cosa. Volevo dire che a volte non solo la gallina vecchia. Ditevi, ma se ogni volta che comincia a parlare, voi no, ditevi, come hai detto però? Anche il gallo vecchio fa più roba. Signorina Ninè, voi lo sapete perché io? Perché ho fatto il voto all'altra volta, che mi dovevo sposare una ragazza madre. Oh, voi guardate un altro posto, quasi è la barista, non c'è più il mondo.
Non c'è stato mai il rispetto per la
di liquore e birro. Vostra figlia ha ottenuto questo esperimento, ma non certamente per miracolo della Madonna, ma per opera di un santo che, parlato, quell'altro prelato. Invece, vostro fratello ha superato brillantemente quell'esame, ma perché era comandato da un santo presso l'insegnante che conosceva. Con questi due paramenti, contro lui e la ragazza, contro un bambino innocente.
bravissimo. E io non ti assolvo. Ma come? Non mi assolvo? Ma sono io che non ti assolvo! Ah, stai zitto, io non mi devo togliere questa scatola stretta e la devo buttare. Thank you.
le parole. Io lo faccio e ci ho fatto le cose. Ma se no, mi vengo a centrare morto. E capo, mi si accorgo. Ma guarda, ma... Vorremmo fare le razzie. A Roma, a Roma, a Roma, a Roma.
Corni bravo, corni voi, qui, ma avete sempre il pezzo migliore. E i corni sono che dentro! Sì, o prima di andare vostra moglie sono stati. Quindi mettiamo del nostro merito.
siete dei grandi attori conosciuti. Grandi attori è una grossa parola. Allora, io non voglio toglierti tempo, voglio farti concludere, perché il mio lavoro è finito, quello di intrattenerli. Adesso i saluti finali li fare tu. Io vi ringrazio per questa sera, per essere intervenuti, vi saluto e lascio la parola al regista Carlo Cesarini. Velocemente e poi vi mandiamo a dormire tutti quanti, lo so che abbiamo fatto fare un po' tardi stasera. Questo perché
c'è un legame particolare con San Vincenzo, San Martino e Don Antonio. Lui quando era diacono ha fatto il servizio del diaconato a San Vincenzo, allora noi ci sentiamo anche un po' legati a Don Antonio. Ecco, voglio ringraziare i confratelli qui presenti, Don Antonio Seredini, il nostro vicario foraneo, Don Raffaele Parroco di Costa, Don Francesco, il parroco di Acquarola e di Spiano. Ecco, io vi ringrazio della vostra vicinanza, ringrazio l'amministrazione, l'assessore Alfano, prima c'era anche il consigliere provinciale, a Locche, non c'è più, non lo vedo. Ringrazio tutti quanti voi. Buonasera e alla prossima. Assistente alla luce Michelino, Claudio, Lidia, chi ci ha procurato oggi il cibo perché mi ha fatto una diana, dove sta? La mamma di luce, la mamma del nostro assessore ci ha procurato qualcosa da mangiare, Michelina, Lidia qua. Comunque ringraziamo Paolo, se mi sono dimenticato di qualcuno, scusatemi. Buonasera a tutti, alla prossima!